70 anni fa, come domani, un aereo interruppe il suo tragico volo sulla collina di Superga, consegnando alla storia prima e alla leggenda poi la squadra più spettacolare di sempre. Sarà un onore poter raccontare questa sera 11 maglie granata nella sfida contro i rivali di sempre, i supercampioni con la casacca bianconera. Buonasera, gentili ascoltatori dall'Allianz Stadium di Torino, buonasera da Fulvio Collovati e da Francesco Repice, buonasera. Che grazie alla collaborazione tecnica di Alberto Nonis sono pronti a raccontarvi il primo anticipo della 16ª di ritorno del campionato di calcio di Serie A, Juventus-Torino, il derby di Torino. Il retropassaggio con le mani per Pjanic, assediato, perde palla Pjanic, attenzione, rete, il Torino in vantaggio esattamente al minuto 18 nel corso del primo tempo. Cambia il parziale all'Allianz Stadium, Lukic è andato a scippare il pallone dei piedi di Pjanic, è entrato in area di rigore da sinistra, ha messo sul piattone destro cercando e trovando il secondo palo a mezza altezza. Nulla da fare per Vojacek Szczęsny. Il Torino in vantaggio per 1-0 e siamo al 18esimo. Chiellini e pesca, spalle alla porta Pereira, la gira sul settore di sinistra, quest'ultimo su Spinazzoli, da il duello con De Silvestri, il cross in mezzo pericoloso, Ronaldo! Il pareggio della Juventus. È l'unico. Esattamente, è l'unico. Al 39esimo minuto. Nel corso del secondo tempo, il pareggio di Cristiano Ronaldo, il pareggio della Juve. Francesco. Sono 601. Francesco. Ma questo è un mostro.